qua, cari amici, sempre la nostra rivista preferita nel giorno del suo compleanno, insomma non è il giorno perché non cadeva esattamente, però insomma è la settimana del compleanno. Ho visto che tanti anche sui social hanno festeggiato e tanti articoli sono stati dedicati a questo compleanno, vuol dire che è seguita. E allora seguiamola anche noi, eh? Ma io la seguo non perché è seguita da altri, ma perché mi piace veramente. Un gioco ostico e forse non ben conosciuto si trova sempre a pagina 45, a pagina 45 in questa posizione qui sotto il primo rebus, una delle ultime pagine della rivista, e in questo caso hanno messo un gioco continuativo, c'è sempre in questo caso uno scambio di vocali continuativo, murales di Banksy. Allora, vediamo un po', scambio di vocali continuativo, l'ho messo qui in un angoletto, nelle vecchie riviste, fino a, non so, dico a memoria, fino a 5 anni fa, questi giochi si chiamavano crittografici, quindi sarebbe apparso con la scritta scambio di vocali crittografico, quindi se avete vecchie riviste sappiate che crittografico è meglio dire continuativo come appare adesso perché è più semplice da capire, continuativo, di seguito, no? Di seguito faremo uno scambio di vocali. Attenzione, che cambio di vocale è casa, cosa. Una vocale viene cambiata con un'altra. Scambio, invece, è un baratto. Una vocale viene scambiata con un'altra, come la parola scorta. Se scambio la O e la A, scarto. Questo è lo scambio. Quindi cambio e scambio sono due giochi differenti, bisogna anche leggere un po' con attenzione, ma dopo si risolve. Scambio di vocali continuativo, 8, ecco qui c'è scritto 8, ma vuol dire che quindi avrò una parola di 8 e un'altra di 8, allora quindi ho scritto 8, 8. E queste due parole, ripeto che sono quasi uguali, solo basta scambiare due vocali tra di loro per ottenere da una all'altra, significheranno murales di Banksy. Banksy è quel pittore che disegna, adesso non so se dico bene, però cerco di raccogliere le idee, i miei ricordi, che disegna per strada, anche lancia dei messaggi sulle cose che stanno avvenendo, e sono molto quotati i suoi quadri, ecco, e li ha venduti anche uno all'asta, non so se cito l'episodio giusto, e subito dopo che è stato venduto si è tutto sfilacciato, forse ricordate l'episodio, ecco, è lui. Allora, cerco di raccogliere le idee perché così mi verrà anche la parola giusta. Murales. Ma i murales sono fatti, adesso qua non vi faccio perché hanno appena imbiancato, ma sono quelli che vengono fatti sui muri. C'è un sinonimo, una parola giusta di 8 lettere. Beh, quelli sono dei graffiti. I graffiti a 8 lettere. Proviamo a scrivere graffiti. Graffiti, e beh, adesso vediamo di Banksy, sono quotati, no? E allora c'è la sua firma e sono conosciuti. E allora la soluzione, basta scambiare due vocali tra di loro, scambiamo queste due lettere tra di loro e abbiamo griffati. E questa è la soluzione, penso che sia la soluzione. Lo specialista, ecco, il Matuziano, lo specialista di questi giochi di scambi di vocali, scambi di consonanti o addirittura scambi di una vocale con una consonante, è il Matuziano, proprio quello, l'autore che ci propone questo gioco. Allora adesso ti telefonerò, Roberto, e voglio sapere se la soluzione è giusta, ma penso di sì, comunque mi ha fatto piacere vedere il tuo gioco. Fanne altri, lavora, che noi ci divertiamo a risolverli. Ciao a tutti!